È evidente che due blackout di questa portata nel giro di 10 giorni fanno pensare che ci siano delle criticità o comunque delle problematicità su qualche zona. Domenica 29 ottobre alcuni sestieri di Venezia, in particolare Cannaregio, hanno subito un blackout elettrico iniziato alle 9 di mattina e risolto completamente solo verso le 19.30. Il 22 ottobre, giorno della Venice Marathon, un altro blackout, principalmente a Castello, si era protratto dalle 14.30 all'1.30 di notte. I due episodi sono ora al centro di un'interrogazione presentata in comune da Sara Wiesmann del Movimento 5 Stelle. Ho chiesto con questa interrogazione quali siano i canali tempestivi con cui è distribuzione, che è gestore della rete, comunica con il comune, perché non si può sottovalutare una interruzione di energia elettrica di ben 11 ore. Gli stessi cittadini che hanno chiesto informazioni non hanno avuto delle notizie certe, né durante le ore di sospensione dell'energia elettrica, ma neanche ha avvenuto ripristino. Nell'interrogazione all'assessore Elisabetta Pesce, Wiesmann chiede anche che si faccia chiarezza sullo stato di salute della rete e se siano previsti interventi di potenziamento, ammodernamento o di altra natura. È evidente, conclude l'esponente 5 Stelle, che in particolare Venezia presenta delle criticità alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Un blackout così prolungato può portare, oltre a dei danni di varie entità, pensiamo alle attività lavorative, ai negozi o ai ristoranti, però penso anche a qualche ausilio sanitario o a domicilio che può avere qualche cittadino.